La linea gotica rappresenta l'esempio classico di una difesa elastica condotta con successo, avvalendosi di un sistema fortificato organizzato in profondità ed in grado di esaurire gradualmente l'impeto degli attacchi avversari. Percorrendo le stesse strade dove camminarono gli eserciti protagonisti di questa vicenda, è ancora possibile osservare ciò che resta delle sue notevoli fortificazioni. Il nome Linea Gotica, contrariamente a quanto si possa pensare, non fu frutto della propaganda germanica. Furono gli anglo-americani a battezzarla con un nome che ricordava l'invasione dei Goti, una popolazione nordica che mise a ferro e fuoco l'Italia durante il IV secolo d.C. I tedeschi la chiamarono semplicemente Linea Verde, e proprio per il fatto che essa esprimeva un concetto di difesa elastica, era composta da più linee di difesa. I passi appenninici che consentivano uno sbocco diretto alla valle del Reno vennero fortificati realizzando la linea verde numero 1, mentre ad una distanza di circa 20 km, sui rilievi posti al confine fra i territori di Bologna e Modena, imbastirono una seconda linea, che passò alla storia come linea verde numero 2. Il 13 settembre 1944, dopo un violentissimo bombardamento da cielo a terra, le difese della linea gotica centrale vengono assaltate dagli uomini della Quinta Armata statunitense. Il motto lanciato dal generale Mark Wayne Clark ai suoi uomini sarà «A Bologna prima di Natale». I poderosi quanto inutili valli anticarro della Futa e della collina pistoiese vengono aggirati con lo sfondamento della linea verde numero 1, operato dalle truppe dell'85esima e della 91esima divisione di fanteria americana sul passo del Giogo. Hanno dovuto combattere corpo a corpo contro i paracadutisti tedeschi che difendono la posizione chiave di Monte Altuzzo fino all'ultimo uomo. È il 17 settembre 1944 e Bologna sembra veramente a portata di mano. Ma lo slancio dell'offensiva si esaurisce presto. La prima fase della battaglia della linea gotica ha dimostrato come sia difficile combattere in un territorio montuoso con pochissime vie di comunicazione utilizzabili. Il prezzo pagato in vite umane ha messo seriamente in crisi gli attaccanti. Il 26 settembre 1944, dopo aver sostenuto duri combattimenti contro la 362esima divisione di fanteria tedesca, le truppe della 6ª divisione corazzata sudafricana superano il vallo anticarro della collina pistoiese. Riceveranno il cambio dalle truppe americane del Combat Command B, che dal 30 settembre inizieranno cautamente a scendere verso la valle del Reno, raggiungendo dopo 3 giorni Porretta Terme. Qui l'offensiva alleata si esaurisce inesorabilmente alle pendici dei rilievi montuosi che dominano in modo sinistro tutto il territorio circostante, Monte Castello e Monte Belvedere. Quando gli americani arrivano a Porretta Terme, trovano ad attenderli i partigiani della brigata Matteotti, comandati da Antonio Giuriolo, meglio noto come il Capitano Tony. Dai monti sopra Pianaccio, nel territorio di Lizzano Belvedere, scendono a valle anche i ragazzi della formazione Giustizia e Libertà, condotti da Pietro Pandiani. Sospesi tra leggenda e realtà, questi giovani hanno vissuto per lunghi mesi sulle montagne, sfuggendo ai rastrellamenti nazifascisti. La loro conoscenza del territorio sarà molto utile alle truppe alleate per individuare le postazioni della linea verde numero 2. Essi conducono anche azioni di fuoco localizzate, che ostacolano i movimenti delle truppe germaniche verso le nuove posizioni. Inizia l'autunno nella valle del Reno. Per i reparti tedeschi in ritirata, presi tra due fuochi, è tempo di uccidere. Per la popolazione locale è uno dei momenti peggiori. Uomini, donne e bambini, il cui unico torto è stato quello di trovarsi sulla strada della ritirata germanica, verranno eliminati senza pietà. Il 27 settembre 1944, una squadra della 7ª Brigata della Divisione Partigiana Modena a Caberna, una borgata nel comune di Lizzano in Belvedere, apre il fuoco contro una colonna di soldati della Wehrmacht. La reazione di questi ultimi provocherà il massacro di 29 innocenti. Il giorno dopo, a Ronchidoso, nel territorio di Gaggia Montano,
altri militari della Wehrmacht uccidono 82 persone. Il 2 ottobre a Molinaccio, nelle vicinanze di Silla, 19 ostaggi delle truppe tedesche vengono giustiziati, ma prima saranno costretti a scavarsi la fossa con le proprie mani. Ci stiamo dirigendo verso Ronchidoso. Queste montagne, 70 anni fa, hanno visto una terribile guerra. Siamo venuti qui con i nostri compagni di classe e i nostri professori per vedere una scena di guerra rappresentata da degli attori. L'8 settembre 1943 Badoglio firma l'armistizio con gli alleati. Da quel momento nel territorio italiano si fronteggiano gli alleati con i tedeschi. Ma che cosa c'era a Ronchidoso? Da Ronchidoso passava la linea gotica. E che cos'è la linea gotica e che cosa serviva? La linea gotica era una linea difensiva costruita dai soldati tedeschi nel 1944. Serviva per difendere la Pianura Padana dagli attacchi degli alleati. Ma chi combatteva in questi luoghi? E nella linea gotica combattevano gli alleati e i tedeschi. E chi sono gli alleati? Gli alleati sono i brasiliani e gli angloamericani. In questo luogo è avvenuta una grande strage di civili? Sì, il 29 settembre 1944 i tedeschi uccisero 68 persone. La maggior parte erano bambini e donne. E dopo bruciarono le loro case. E nello stesso periodo a Montessori ci fu un grande eccidio. La popolazione era terrorizzata, c'era poco o niente da mangiare e tutti avevano paura di venire uccisi. Leggiamo un brano dal Santuario della Madonna degli Immigranti, edito da Gente di Gaggio. Nei suoi ricordi Fabio Gualandi ci ha lasciato una descrizione dell'ufficiale del comandante dell'SS. Come ai tempi della calata dei barbari, anche quel giorno di fine settembre passò nel territorio di Gaggio Montano un soldatino con i gradi di tenente, ambizioso e arrogante, determinato a seminare terrore, lasciandosi dietro solo fumo e cenere. Ordinò la strage di Ronchidoso, mandando così a morire molti innocenti che non avevano a che fare con la breve battaglia sostenuta con i partigiani il giorno precedente. Loro, poveri sventurati, non potevano scegliere. Dallo stesso libro leggiamo una testimonianza di Emilio Peri. Io scappai a casa d'Ercole da Michele Palmonari e dalla sua famiglia. Gli aiutavo a lavorare la terra e loro mi davano da mangiare e bere. Restai fino al 29 settembre, quando venne la rappresaglia. Io scappai perché venne mia madre ad avvisarmi che i tedeschi stavano facendo una rappresaglia. Lei era stata avvisata da Gogliardo Pelosi e da suo padre, che il giorno 28 avevano visto ammazzare Bruno Tanari, Rossano Marchioni e Attilio Zaccanti. A casa d'Ercole non ci voleva credere nessuno a questa rappresaglia. Mia madre era venuta la mattina del 29, ma la moglie di Michele, Gina Antonelli, non voleva che io me ne andassi perché tanto la messa non c'era, anche se era il giorno di San Michele, e lei aveva preparato anche perché suo marito era in festa. Aveva preparato anche i tortellini, che poi li avranno mangiati i tedeschi. Io restai lì a mangiare, ma poi me ne andai perché cominciarono a sentirsi dalle parti della serra degli urli dei tedeschi, che si chiamavano fra loro. Non si vedeva niente perché c'era una gran nebbia. Ogni tanto si sentiva qualche colpo di fucile. Vennero giù piano piano, passando da Montilucco, poi dai muri, poi dalla serrettina, che adesso non c'è più. Con i suoi sassi, Piccirilla, si è fatta la casa vicino a Malintoppo. Arrivai a casa e si cominciarono a sentire delle raffiche e si vede del fumo. Era il casone d'alta che bruciava con i fucilati. Seppi poi dopo, quando fu passato il fronte, quindi in marzo-aprile, che Michele e la Gina, i loro figli e gli altri di casa d'Ercole erano stati massacrati, fucilati. Dormi.
dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. E la mattina che siamo venuti qui con la scuola, il primo attore che abbiamo incontrato era l'americano. E le nostre prime impressioni sono state che era molto autoritario e serio. Accanto a sé aveva un partigiano e la divisa dell'americano era curata in minimi dettagli ed era molto realistica. C'è una lapide che dice che in questo santuario che la fede di molti montanari espatriati alla ricerca di lavoro aveva dedicato alla Madonna degli Emigranti, il 24 giugno 1944 si formò il primo nucleo della Brigata Partigiana Giustizia e Libertà, che nel segno della resistenza il 20 ottobre 1944 restituì i gaggi alle libertà civili. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Come ultimo attore abbiamo incontrato un soldato tedesco. Aveva una divisa verde e blu, aveva due bombe a mano. Era stanco di questa guerra, voleva tornare a casa sua e non rimanere qui in mezzo alle montagne. E il partigiano lì è stato un po' una forzatura, perché in realtà la giustizia e libertà era questione dei peboli, però era plausibile perché li usavano quando facevano le pattuglie, gli americani usavano gente locale o comunque partigiani che conoscevano, in particolare chi sapeva la lingua, chi poteva dare una mano sia come inglese che come tedesco, quindi queste erano cose che di solito proprio venivano proprio utilizzati. E comunque è esistito ed è sopravvissuto anche lui. Invece l'americano verrà ferito durante proprio l'attacco molto della torraccia, e purtroppo i soldati fanti americani avevano l'obbligo, l'ordine di andare avanti e di non badare i feriti, dovevano raggiungere l'obiettivo. E lui, non sapevano, essendo ferito, non sapevano come mandarlo nelle retrovie. Alla fine il comandante prese 4 prigionieri tedeschi, mise il soldato su un cappotto e con 4 prigionieri tedeschi lo portavano praticamente in infermeria. È morto da qualche anno, però è sopravvissuto. Ah sì, perché si è beccato la ferita, poi lui tornato a casa, insomma, la ferita è quella che viene detta da $1 milione. Il 15 febbraio 1945 il comando della Task Force 45 emana l'ordine da campo numero 9. Si tratta di un piano molto ambizioso, che prevede l'impiego dell'intera divisione alpina contro le postazioni tedesche dei Monti Belvedere e Gorgolesco. Da qui proseguiranno sul Monte della Torraccia, mentre sul fianco destro i brasiliani sferreranno l'attacco decisivo contro Monte Castello. Signora, durante il periodo della guerra, com'era la vita quotidiana? Allora, sono arrivati i tedeschi, noi non abbiamo potuto andare via, stavamo sempre qui, perché avevamo paura, perché delle spie, insomma, noi dicevamo così, adesso alle... Loro non si lasciavano andare via, abbiamo dovuto starci 4 mesi e poi dopo
è venuto il comandante che qui c'eravamo in prima linea, che gli americani erano lì a, sopra Porretta, a Borgo Capanne. Allora bombardavano, allora noi siamo scappati nascosti perché si voleva portarci indietro, giù dietro il fosso lì. Poi siamo arrivati nella strada, di soldato a Sarcia avevamo dei parenti, siamo stati lì fino il 24 febbraio. Nonna, raccontaci di quella volta che la bombardarono la prima volta, in America. Hanno sparato, è arrivata una cannonata lì, è venuto giù tutti i vetri, che te l'ho detto che avevamo fatto i gnocchi. Sono andato dicevo, abbiamo buttato via anche quelli, perché con dei vetri non si mangiava mica. Sì. Poi siamo stati, quando hanno smesso abbiamo cominciato a finire un po' in casa, la luce non si poteva avere perché sennò i bombardeva. E sì. Quando tuo fratello, ti ricordi quando l'avevano preso? Non l'hanno preso, l'hanno ammazzato. Sì, con... con un bomba, con una bomba su, con un strap, dicevano allora che erano quelle palline così l'ultima. Certo. Sembravano quelle vocine qua. Ah, beh, non so. Quindi gli americani e i brasiliani, soprattutto gli americani, certo, bombardavano e facevano. Mentre i tedeschi. Stavano nascosti giù, loro stavano nascosti, che avevamo lì ancora la porta. Guardavano il dentro, sopra c'era il fienile. Ecco, questo è Monte Castello. E la signora Rosina ci stava dicendo che appunto in questa. Adesso è pieno di alberi, vero? Sì, adesso è pieno, c'è gli alberi anche l'uomo. Lassù, vedete dove è quel po' di spazio che si vede? Lì hanno fatto una società da nascondersi quanto bombardavano e quando, che tutto un scoglio, insomma, noi dicevamo certo, così, tutto certo, tutto, ma cioè, ci siamo stati un giorno solo perché dopo era tutta una lascia, non si poteva fare la sostituzione, le buche sotto andarla in sole, è tutta una lastra. Lei quando, nel periodo quando c'era la guerra, E i tedeschi erano qui sotto, ci aveva ha detto prima. E come le passavate le giornate? Ah, si faceva in casa, si lavorava in casa e via, si faceva le panne in casa, si puliva in casa, si faceva da mangiare, si faceva tutto in casa, si faceva il pane, si faceva la polenta, si faceva le crescente. Dopo avevamo raccolto le castagne, si faceva anche le caldarosto, che noi poi dicevamo le frugiò. Le frugiò, vediamo, perché sono mondi, le sai. Sì. Vedi? Si faceva, dove vuoi, non si andava mica via, si stava qui perché c'erano loro, avevano paura che andassero a farsi. Poi c'era anche gli americani, i bombardemi, i cannonieri. Noi in questi giorni non ci preoccupiamo, cioè viviamo tranquillamente, ma in quei giorni com'era lo stato d'animo? Tanto bene, se stavi lì, loro non ti facevano niente perché io voglio dire la verità, niente, nessun scherzo, niente, però non potevi andare via, sì, stavi in casa, ti facevano le faccende e si dava da mangiare anche a loro perché poverini e in sconto ci davano delle caramelle. C'avevano una pagnotta così di pane, in sette. Va bene che qua la tedesca l'era, l'erga c'è. Noi facevamo il pane, gli davamo da mangiare, tanto quello lì, i tedeschi non sanno molestati. Io voglio dire la verità. Ecco ragazzi, dalle parole della signora Rosina si evincono delle riflessioni molto importanti. Non so, tu Francesca, che riflessione ti viene da fare? Beh, io penso che per i soldati, sia quelli tedeschi che gli americani, non è stata una cosa bella affrontare la guerra, perché nessuna persona vorrebbe che queste cose tragiche accadessero. Certo. Sofia, ascolta, noi oggi viviamo in uno stato di tranquillità, ma
mettiti un attimo nei panni di tua nonna quando più o meno aveva la tua età. Ecco, che cosa, qual è la riflessione che vuoi lasciare anche a memoria, ecco, perché queste cose un po' alla volta poi passano, no? E dobbiamo raccogliere un po' la memoria di chi ha vissuto questi momenti drammatici qui, nei nostri posti, vero? Soprattutto perché non accadano più. Che cosa fai, una semplice riflessione, cosa ti viene da dire adesso? Beh, anche se lei ha detto che all'inizio non aveva tanta paura perché comunque i tedeschi non gli avevano fatto niente, io fossi stata lei adesso come bambina del 2013 avrei avuto molto più paura. Insomma, avevi sempre questi tedeschi che venivano attaccati, avevi paura che potevano attaccare anche te, insomma, cioè ti veniva l'ansia che certo potesse arrivare qualcosa. E quindi una riflessione finale può essere questa: speriamo veramente che queste situazioni di guerra non si tornino mai più. Non tornino più, la tua nonna le ha viste, le ha vissute, ma a ricordo, vero, di quello che loro hanno vissuto, noi cosa diciamo? Diciamo di impegnarci a non farli più. Che quindi la guerra non la dobbiamo più farla. Perché la guerra non risolve? Non risolve nulla. Non risolve nulla. No. Ecco. La guerra provoca disastri, dolori. Dolori è tutta fatta. Tutto. Tutte le cose più brutte del mondo. Corona è difesa solamente da 39 soldati tedeschi, che combatteranno secondo l'ordine del generale Jodl fino all'ultimo uomo. Monte Belvedere verrà conquistato a duro prezzo, alle 4 del mattino del 21 febbraio. Adesso è il momento dei brasiliani, che già da 3 giorni preparano il colpo finale contro Monte Castello. L'allora sergente radiotelegrafista Miguel Pereira si trova a casa Toschi, sopra Gaggio Montano. È ospite della famiglia Marchioni, che da pochi giorni ha perso il figlio Rossano, partigiano della Brigata Giustizia e Libertà. Questa salvezza deve avere tantissime facce. Una per noi è stata la famiglia italiana. Noi nel fronte lì, cioè Porrette e Monte Castello, senza le famiglie italiane, io dico siamo arrivati tutti. L'accoglienza che hanno fatto a me è indimenticabile. E no, era tutto. La prima cosa che è rimasta famosa fra noi, anche i partigianini che erano con noi, paesano venga a scaldarsi, perché sapevano che noi avevamo freddo. La pattuglia, en passant, nell'andare, trovava una casa e si infilava per scaldarsi. Alle 5 del pomeriggio del 21 febbraio, sulla vetta del Monte Castello, viene issata la bandiera del Brasile. 3 giorni dopo, gli alpini americani conquistano la collina 1083, l'ultimo baluardo di difesa nemico su Monte della Torraccia. Anche se le operazioni condotte sul crinale del Belvedere sono state supportate dall'azione dei carri armati e dai bombardamenti aerei, la 10ª divisione da montagna ha avuto 203 morti, 686 feriti e 12 dispersi.
Le truppe brasiliane avanzano anche nel settore compreso tra Marano e Riola di Vergato. Alle ore 19 del 5 marzo, sotto un intenso fuoco d'artiglieria nemica, una compagnia del 6° reggimento entra nella borgata di Castelnuovo. Adesso anche il crinale fra il Reno e la Valle della Neva è stato espugnato, facendo crollare definitivamente lo schieramento invernale delle truppe tedesche. Ricorda le vittime brasiliane della seconda guerra mondiale. I brasiliani sono venuti ad aiutare gli alleati perché c'erano i tedeschi. A scuola ci hanno fatto vedere un documentario sui brasiliani e la cosa che mi ha colpito è che nonostante vivessero in Brasile, che comunque è una regione calda, si siano adattati molto bene alle temperature invernali che hanno trovato qui. E infatti ti ricordi che ci hanno detto che i migliori sciatori infatti erano i brasiliani e hanno dato una grossa mano a chi? Agli alleati che erano gli Stati Uniti e gli italiani per liberarci dai tedeschi. Siamo davanti alla lapide commemorativa che dice: con l'alto patrocinio del Ministero della Cultura del Brasile e l'ausilio della Petrobras e della Telebras è stata realizzata quest'opera monumentale progettata da Mary Vieira a Milano nel 1996 e conclusa nel 2001 in memoria degli eroi brasiliani di Monte Castello. Questo monumento si chiama Liberazione Molo Volume a ritmo aperto. In questo luogo concludiamo la nostra riflessione sulla seconda guerra mondiale che è stata combattuta qui nelle nostre zone. Gabriele, ci vuoi dire qualcosa anche riguardo all'incontro che abbiamo avuto con tuo nonno? Mio nonno mi ricordo che ci ha detto che loro non hanno vissuto male durante la guerra perché avevano la terra da coltivare e riuscivano anche a fare il pane, quindi di fame non... almeno la mia famiglia non è morta. Cosa ci insegna questa cosa molto importante? Ci insegna che bisogna amare la terra perché ci dà da mangiare e speriamo che in questi luoghi non ricapiti mai più la guerra. Il 21 aprile Bologna viene raggiunta. Ciò che resta delle armate tedesche cerca disperatamente di raggiungere il fiume Po. La divisione Legnano del Corpo di Liberazione Italiano entra in città acclamata da migliaia di persone. Soldati di ogni nazionalità dell'esercito alleato si trovano di colpo in mezzo ad una gran festa popolare. Finalmente si cambia pagina. Non sarà facile uscire da un periodo fatto di lutti e distruzioni, ma Bologna ci riuscirà. Per noi ragazzi sembra inverosimile che in queste nostre belle montagne si sia svolta una guerra così dura e così cruda e che le persone del posto abbiano sofferto così tanto. La pace che oggi viviamo è frutto di impegno e di sacrificio di tanti uomini venuti anche da paesi lontani. Usando le parole dell'ex partigiano Leonardo Gualandi, appartenente alla Brigata Giustizia e Libertà, dobbiamo convincerci che la libertà acquisita non è qualcosa di scontato, ma deve essere difesa in ogni momento. Il benessere in cui viviamo oggi lo dobbiamo soprattutto al duro lavoro dei nostri bisnonni, nonni e genitori che, dopo la guerra, non da loro voluta ma subita, invece di arrendersi si sono rimboccati le maniche e hanno contribuito a ricostruire quello che è oggi il nostro bel paese, l'Italia. E anche oggi c'è bisogno di coraggio e di speranza. Il futuro è nostro e dobbiamo conquistarlo con lo studio, con l'impegno e con il lavoro. È di questo che ha bisogno l'Italia e che mai più scene di guerra, di stragi e di distruzioni solchino le nostre strade. Per davvero
e non essere più schiavi perlomeno di un'idea.